Benvenuti, siamo con il professor Daniele Novara, pedagogista, autore, fondatore e direttore del CPP, Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. Benvenuto professore. Buongiorno, eccomi qua. Professor Novara, lei insieme a tanti altri autorevoli esperti dell'educazione sostiene una petizione per vietare smartphone e social ai più giovani. Come nasce la vostra petizione ed in particolare quali sono le vostre richieste? È un appello al governo perché finalmente ci sia un intervento chiaro che metta un attimo di ordine, di regolamentazione in una situazione, quella degli smartphone, che ha creato nelle famiglie, nel rapporto genitori-figli, una serie di sconquassamenti non da poco. Quindi, per entrare nel merito, l'appello è promosso da me e Alberto Pellai con tanti specialisti e ormai siamo sulle 60.000 firme di quelli che hanno firmato. Punta a due acquisizioni che peraltro sono le stesse, a due obiettivi che sono gli stessi anche di Jonathan Hyde, lo psicologo americano che proprio di recente ha scritto anche in Italia La generazione ansiosa, ossia stop agli smartphone fino a 14 anni, stop ai social fino ai 16. La situazione è assolutamente fuori controllo, non si può pretendere che i genitori facciano i poliziotti. Ecco, questa è una pretesa che non ha riscontri né tecnici né scientifici. I genitori cercano di educare, ma qua siamo oltre, perché questo è un prodotto, lo smartphone, che proviene dalle più grandi aziende del pianeta, con un battage pubblicitario enorme, incalzante, che non lascia molti margini di manovra, che ha coinvolto anche i bambini, purtroppo. Quindi è necessario che i genitori tornino a educare e che il poliziotto lo faccia lo Stato. Lo Stato fa il poliziotto, i genitori educano. Ecco, voler cambiare questo inequivocabile quadro della situazione pretendendo che i genitori facciano i poliziotti è un'ingerenza indebita. Le leggi le deve fare lo Stato. Noi abbiamo già delle leggi al proposito: fino a 14 anni non si può guidare il motorino, fino a 18 non si può guidare l'auto, fino a 18 non si può comprare l'alcol, fino a 18 non si può comprare il tabacco. Pertanto, mettiamo questo limite, fino a 14 non si può utilizzare uno strumento, lo smartphone, che è inedito come tecnologia, ha preso la sprovvista le famiglie, improvvisamente ci si trova in mano un oggetto, un coso che c'è dentro il mondo, è internet, è un computer con un accesso illimitato, giorno e notte e immediato, senza password, senza nulla. Dove appunto un bambino di 8 anni può accedere, addirittura anche a 6, in qualsiasi momento raggiungere anche siti porno, film dell'orrore, qualsiasi disgrazia, e finire così anche a assorbire contenuti decisamente fuori misura rispetto alla sua età. Situazione fuori controllo, necessità di un intervento chiaro, preciso, determinato. Ecco, tra gli esperti però ci sono diverse posizioni su questo argomento. C'è un filone di pensiero che sposta l'attenzione sull'educare al buon uso delle tecnologie digitali. Cosa differenzia la vostra posizione da quest'ultima? Niente, non la differenzia niente. Anche noi siamo d'accordo sull'educare il buon uso. Anzi, riteniamo che proprio mettere un limite, una regolamentazione, permetterà di fare questo. Perché senza una limitazione non ci sarà mai il buon uso. È tecnicamente impossibile. Sfido chiunque a dire che in questi 10 anni di esortazione al buon uso
nell'utilizzo della tecnologia la situazione sia migliorata. Sfido chiunque. Ecco, qualcuno che si definisca specialista, si definisce specialista, se osa dire che la situazione è migliorata, è in malafede. Allora è in questo modo, mettendo una limitazione chiara, che otteniamo quello che qualcuno giustamente chiede, che chiediamo anche noi, il buon uso, così come si fa ovviamente con l'alcol, che il buon uso non vuol dire che come facevo io da piccolo, 6 anni, che ti davano il goccetto. Non so se mi spiego, che alla mia età si ricorderà purtroppo. Ecco, non è quello il buon uso. A un certo punto lo Stato dice, basta col goccetto, signori genitori, no? Bisogna che almeno il pargolo abbia 18 anni, per un motivo molto semplice, perché ha 18 anni, che finisce almeno lo sviluppo fisico e quindi l'alcol non compromette lo sviluppo fisico. È un elemento di sicurezza e lo stesso facciamo, perché fino ai 14 anni il cervello è estremamente plastico, morbido, prende tutto e non possiamo, no, mettere a repentaglio la crescita di ragazzi e ragazze, ma tanto più dei bambini. Sappiamo bene cosa è successo all'inizio, che veniva dato come regalo della prima comunione. Ecco, gli storici ricorderanno questo come una delle principali nefandezze della nostra società. Questo voglio dire. E quindi mettiamo un attimo di chiarezza proprio per procedere nella direzione di educare al buon uso delle tecnologie digitali. Ecco, un altro aspetto importante è legato alla famiglia, lei prima lo accennava, perché si può vietare l'uso, ma i genitori a casa poi adottano le decisioni che ritengono più opportune. Come si può rafforzare l'alleanza con la famiglia? Certo, anche qua sfido chiunque a dire che aver messo il limite di 18 anni sull'alcol abbia peggiorato la situazione nell'uso dell'alcol dei giovani. I dati sono incontrovertibili, c'è stato un deciso miglioramento. Non possiamo dire che il sedicenne in assoluto non beva alcol, ma possiamo senz'altro dire che c'è stato un miglioramento straordinario. Le famiglie si sono sentite rafforzate dallo Stato, dal governo, dalle istituzioni, che hanno messo un divieto chiaro e che questo consente al papà e alla mamma di dire no, ti fermi, no, non ti posso dare i soldi né per il tabacco né per l'alcol. Poi è ovvio che il ragazzino in piena età adolescenziale cercherà la trasgressione, però questa sarà una trasgressione, non, come dire, un pass, no? Non un'azione che la società consente, no, non la consente, perché la società, la comunità è anche una comunità educativa, non solo una comunità civile, una comunità che si prende cura dei suoi strati più deboli, più fragili, bambini, ragazzi, cioè quelli che sono in età di formazione, dove il cervello è ancora acerbo, immaturo, non è in grado, no, di capire tutte le conseguenze. No, pensiamo a cosa vuol dire andare in un locale, bere, no, dei liquori alla frutta, tutti bei gelidi, che non ti accorgi neanche che c'è dentro degli alcolici a 40-45 gradi. E quindi qualcuno ti deve aiutare da questo punto di vista, ti mette uno stop, un limite, una regolazione, un paletto. È normale, questa è l'educazione, la pedagogia, cioè, è normale, ovviamente con lo scopo non di, come dire, proibire, ma con lo scopo di far crescere, di, come dire, far crescere nella libertà, nella espressione delle proprie risorse. Non c'è nessun proibizionismo in questo. Qualcuno
direbbe che il semaforo rosso è un proibizionismo? Stiamo scherzando? Oppure che uno stop sulla strada con la riga bianca è proibizionismo? Ecco, sono delle iperbole esagerate. Poi dobbiamo chiederci cosa si può fare per uscire dal pasticcio che è così, in maniera anche sprovveduta, abbiamo attraversato con l'arrivo di una tecnologia che non ci si aspettava, le famiglie non si aspettavano. È stato molto molto improvviso e poi veicolato anche da claim pubblicitari fortissimi, il bambino touch, no? I nativi digitali, e no, con i bambini stessi che ripetevano il refrain ai genitori: sono io l'unico, mamma, papà, che non ha, no, l'ultimo modello che tutti hanno, ma come vi permettete, volete isolarmi, escludermi, emarginarmi, cosa volete fare? Cioè sembravano pagati direttamente sti bambini dalle grandi aziende, indottrinati, ma certo, che tutto questo poi veniva mosso da chi voleva e vuole fare il business. Possiamo permetterlo? No, dobbiamo appunto educare al buon uso della tecnologia digitale, impedendo questa invasione, perché quando c'è l'invasione non c'è più la possibilità di educare, ovviamente. Quindi è proprio una mossa nella stessa direzione. Ecco, un'ultima domanda. In una società dove tutti siamo immersi costantemente nel mondo digitale, il professor Foraldi ha coniato il termine on life, non sarebbe il caso di sensibilizzare il mondo adulto ad educare le nuove generazioni dando il buon esempio e limitando noi stessi l'utilizzo di questi dispositivi? Beh, io, come dire, me lo auguro, però bisogna essere chiari, noi viviamo in una società tecnologico-digitale, in questo momento siamo esattamente dentro un canale tecnologico-digitale, ma il nostro cervello è in grado di gestire tutto questo. Non abbiamo come adulti una problematica di addiction dopaminergica. Non dimentichiamo che tutte le dipendenze dopaminergiche vengono acquisite sostanzialmente in adolescenza. Io stesso, quando ero giovane, mi sono occupato tanto dei tossicodipendenti, ma erano tutti ragazzi, non è che veniva fuori il tossicodipendente che aveva iniziato a 40 anni, era qualcosa che sostanzialmente non esisteva, semmai a 40 anni uno riprendeva quello che aveva fatto. L'età pericolosa, dove anche il senso del pericolo, ce lo dicono gli studiosi, no, è l'adolescenza, che è lunga. Arriva fino ai 23-24 anni, è lunga, perché appunto la corteccia prefrontale ci mette più tempo del previsto a prendere il controllo della zona limbica. E mi spiace poi tutte le volte dare questa orribile notizia ai poveri genitori, che ovviamente già quando il figliolo ha 14-15 anni cominciano a dare segnali di cedimento. Quindi non dimentichiamo che stiamo parlando dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, di un'età particolare. Ecco, nessuno, come dice anche Pellai, si sognerebbe di dare una Ferrari a un ragazzino di 12 anni. Nessun genitore che sia normodotato mette in mano le chiavi dell'auto a suo figlio che ne ha 13, perché semplicemente è, come dire, pericoloso. Allora dobbiamo cogliere che esistono questi limiti legati all'età. Quindi quando si è adulti, ovviamente bisogna darsi a nostra volta delle regole. Per esempio, sei coi figli a tavola, cerchi, a meno che non sei un chirurgo, di rispondere, cerchi di non rispondere al cellulare. È ovvio, di non smanettare. Stai mangiando con i tuoi figli, ma così come a suo tempo dicevamo,
e lo dico ancora, di non cenare con la televisione accesa. Non c'è motivo, non è un bello spettacolo di questi tempi. Le prime tre notizie sono tre guerre in giro per il mondo e la quarta è un omicidio. Non so se mi spiego, perché vuoi cenare con questo paesaggio, no, inquietante e devastante? Non ne vale la pena. Quindi sono regole che ci sono sempre state, le manteniamo e per il resto gli adulti sì, usano le tecnologie perché siamo in una società tecnologica, ma non dimentichiamo che stiamo parlando dello smartphone e stiamo parlando di una certa età, fino a 14 anni, fino a 16. Ecco, e che queste sono età che le società hanno sempre cercato di proteggere, per forza. Ecco, così come proteggi i bambini e proteggi anche preadolescenti e adolescenti, ovviamente chiedendo loro di fare le cose giuste, ma non possiamo equiparare gli adulti con i bambini. È una stupidaggine questa dal punto di vista pedagogico. Ecco, quindi benissimo, sì, diamo l'esempio, ma però se dobbiamo lavorare con la tecnologia, noi adulti dobbiamo farlo, punto e basta. Grazie professor Novara per essere stato con noi. Grazie a tutti, un carissimo saluto.